Non capisco. È la casa di mio padre. Ma perché darti la casa solo ora? Era un accordo che avevamo. Cara, amore mio! Come stai? Lui ha bisogno di te. Tutto è cambiato, lo vuoi capire? Tutto. Sono molto contenta di fare la sua conoscenza. E voi che cosa ci fate qui? L'uomo che sta lì, in quel letto, merita affetto e cure. Ma evidentemente tu questa cosa non la capisci. Scusatemi. No, non è come pensi. Ma veramente credi che io sia gelosa di te? Siamo una famiglia o no? Perché hai così paura a farmi entrare nella tua vita? Come ha trovato Antonio? Purtroppo come al solito. Antonio ha un cancro. Ho visto poche persone resistere al dolore come fa suo marito. Ma io non riesco a perdonarlo. Non si tratta di perdono. Io parlo di felicità. Guarda, è il mio prossimo lavoro per l'azienda. Mettete da parte i vostri rancori. Unite le vostre qualità. Ti immagini io lavorare con lei? Ma sono io che non voglio avere più niente a che fare con nessuno di voi due. La Dad Design non può morire con me. Pensi a come sarà? No. Sarà il mondo senza di me. Tutto qua. Hai paura? Un po'. E se ti do la mano, hai paura? Il tempo che mi manca non è quello che ho davanti, ma quello che ho perso. E ho perso l'unica cosa importante. L'ami ancora? Da morire. L'ho sempre amato, ma poi ho capito. Mi vuole bene, ma l'amore no. Quello è sempre stata roba tua, non di nessun'altra. Io ho detto solo la verità. E questa tizia? Che è diversa. Quello che si rompe è più bello quando lo aggiusti. Lo sai aggiustare? Io non posso più stare con te. Per me l'amore è un'altra cosa. Quando ami senza speranza qualcuno, hai sempre la scelta sbagliata. Cosa ti lascio? Il meglio di te.